Situata sulla costa orientale dell'isola italiana di Sicilia, Siracusa è una delle città più importanti della storia greca antica. Fondata da coloni greci provenienti da Corinto intorno al 734 a.C., Siracusa divenne una potenza regionale e un importante centro culturale durante il periodo arcaico e classico. La città prosperò grazie alla sua posizione strategica, al suo porto naturale e ai ricchi terreni agricoli. Fiorì come potenza militare ed economica, sviluppando una flotta navale in grado di combattere altre città-stato greche, tra cui Atene e Sparta. Nel corso dei primi secoli, Siracusa si sviluppò come una tipica città-stato greca, con un sistema politico fondato su un'oligarchia di aristocratici proprietari terrieri. Verso la fine del V secolo a.C., Siracusa era sotto il regime tirannico di Dionisio I, che governava con il pugno di ferro. Egli espanse il potere e l'influenza di Siracusa costruendo una potente marina e fortificazioni difensive. Siracusa fu un importante centro culturale, dove importanti drammaturghi come Eschilo contribuirono allo sviluppo della drammaturgia greca. Il teatro greco di Siracusa, costruito nel V secolo a.C., è un esempio eccezionale di architettura teatrale greca e fu sede di molti spettacoli. Archimede, uno dei più grandi matematici e scienziati dell'antichità, nacque a Siracusa. Sono note le sue conquiste in matematica, fisica e ingegneria, tra cui la leva, la vite di Archimede e la misurazione del volume di oggetti irregolari. Siracusa era ricca di bellezze artistiche e architettoniche, tra cui templi, statue ed edifici pubblici. Sebbene molti di questi siano andati perduti nel corso dei secoli, le rovine rimaste mostrano ancora lo splendore dell'antica Siracusa. Come altre città-stato greche, la religione e la mitologia erano fondamentali per la vita quotidiana di Siracusa. Templi consacrati agli dei greci come Zeus e Atena furono costruiti in città e le feste religiose si svolgevano regolarmente. Siracusa cercò di espandere il proprio territorio e la propria influenza in Sicilia e nel Mediterraneo occidentale, spesso provocando conflitti con altre città-stato greche come Atene e con potenze straniere come Cartagine e Roma. Durante le guerre del Peloponneso, tra il 431 e il 404 a.C., Siracusa ebbe un ruolo significativo come una delle principali città-stato al di fuori della Grecia continentale. Le guerre del Peloponneso furono combattute tra le due principali alleanze dell'antica Grecia, Atene e la sua Lega Delia, e Sparta e la sua Lega Peloponnesiaca. Sebbene all'inizio non fosse direttamente coinvolta nel conflitto, Siracusa divenne un punto focale a causa delle sue relazioni con Atene e della sua rivalità con Corinto, alleata di Sparta. I rapporti tra Siracusa e Atene cambiarono radicalmente quando Atene decise di intervenire in una guerra civile a Segesta, città alleata di Siracusa. In risposta, Siracusa si rivolse a Sparta per chiedere aiuto. Atene inviò una flotta guidata da Alcibiade e Nicia per sottomettere Siracusa, dando vita a un lungo e noto assedio che durò diversi anni. Durante l'assedio, Siracusa trasse grande beneficio dall'intraprendenza di Archimede. Egli ideò diversi dispositivi di assedio e di difesa che aiutarono a respingere gli attacchi ateniesi. L'assedio di Siracusa fu una catastrofe per Atene. La sua flotta subì pesanti perdite e dovette ritirarsi. Fu una delle sconfitte più spettacolari di Atene durante le guerre del Peloponneso. Le guerre siciliane, combattute tra il 480 e il 307 a.C., consistettero in diversi conflitti tra Siracusa e Cartagine per il controllo della Sicilia. Sia Siracusa che Cartagine avevano interessi personali in Sicilia, un'isola con abbondanti risorse naturali, soprattutto terre fertili e minerali. Entrambe le potenze volevano espandere il loro dominio sull'isola e controllare le sue città e i suoi porti strategici. Una delle battaglie più significative fu quella di Himera, dove Siracusa, insieme ad altre città greche e siciliane, sconfisse una grande forza cartaginese, portando temporaneamente al declino dell'influenza cartaginese nella regione. La battaglia del Crimisso fu un altro scontro importante in cui Siracusa e i suoi alleati greci affrontarono le forze cartaginesi. Fu un evento inconcludente, ma dimostrò la determinazione di Siracusa a resistere all'espansione cartaginese. Mentre Cartagine mantenne alcune parti della Sicilia, i suoi tentativi di espansione furono limitati dal potere di Siracusa e di altre città greche siciliane. Queste dispute hanno plasmato la storia e la geopolitica della Sicilia, influenzando l'equilibrio di potere e le relazioni tra le diverse comunità etniche e politiche dell'isola. Nel III secolo a.C., Roma si stava fermando
affermando come potenza militare del Mediterraneo, cercando di espandere il proprio dominio sull'Italia e oltre. La Sicilia era un obiettivo strategico, grazie alle sue risorse naturali e alla sua posizione geografica. Il conflitto siracusano-romano ebbe inizio durante la prima guerra punica tra Roma e Cartagine per il controllo della Sicilia. Siracusa inizialmente cercò di rimanere neutrale, ma finì per allearsi con Cartagine contro Roma. Quando Cartagine fu sconfitta nella prima guerra punica, Roma rivolse la sua attenzione a Siracusa. Nel 212 a.C., Siracusa fu assediata e conquistata dalle forze romane guidate dal generale Marco Claudio Marcello, dopo un lungo e difficile assedio. La conquista di Siracusa rappresentò una grave battuta d'arresto per l'indipendenza e l'influenza di Siracusa nella regione. Fu accorpata all'impero romano e divenne una provincia. Tuttavia, Siracusa continuò a essere una città importante nel periodo romano, contribuendo allo sviluppo della cultura e dell'economia dell'impero. L'eredità architettonica e storica di Siracusa continua ad attirare turisti e studiosi da tutto il mondo. Alcune parti dell'antica città sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. L'eredità dell'antica Siracusa è ancora oggi fonte di ispirazione e di meraviglia, a testimonianza della sua perdurante importanza nella storia della civiltà occidentale.